Fabrizio Melara è fra virgolette il più vecchio degli acquisti dei Carpi, è già debuttato. Cosa è raccontata da Alessio Viola, insomma, che è qui da qualche settimana, che impressione hai avuto dell'ambiente Carpi già da 10-15 giorni? Ma ci ho avuto un'ottima impressione, ho trovato un gran gruppo di ragazzi giovani, anche insomma, se io non sono così vecchio, però sono sicuramente tutti più giovani di me, con un po' meno di esperienza, però ho trovato veramente un gran gruppo. Ho sentito Alessio prima che venisse, gli ho spiegato la situazione, l'ho chiamato penso alle 7, alle 10 ha chiamato il direttore, la mattina era qua, quindi ha capito subito com'era l'ambiente. Quindi penso che con questo spogliatoio, con questo gruppo, si possano fare belle cose. Melara, Della Rocca e Viola, insomma, Carpi forse quella che si è mossa meglio assieme alla Cremonese, questo mercato gennaio è difficile nascondersi, l'obiettivo sono i playoff e chissà anche l'assalto al primo posto. Ma sì, noi comunque sia progetti a lungo termine non ne facciamo. Il direttore, tra l'altro, la prima cosa che mi ha detto è di arrivare il prima possibile a 42 punti, quindi speriamo di raggiungerli il prima possibile tra 5-6 partite, almeno poi ci possiamo divertire. No dai, a parte scherzi, l'obiettivo è quello partita dopo partita. Domenica abbiamo la Cremonese, una grande squadra, giocatori di categoria superiore, quindi ogni partita è una battaglia. Quando insomma, è arrivato Melara si diceva con Melara Arma raggiungerà tranquillamente la doppia cifra, visto insomma, il feeling che c'è dall'anno scorso con Ferraro, ora hai un altro da servire, insomma Della Rocca, ti puoi divertire a mettere in mezzo i palloni. Io la butto in mezzo, qualcosa succederà, ha preso, c'è già Rashid, ha preso Arma, c'è Viola, quindi io non devo fare niente, la devo mettere in mezzo se riesco e basta, tutto qua, il resto poi lo fanno loro.